Un caro saluto da Maria Giuliaci, il tempo previsto fino all'8 giugno. L'africano sembra svegliarsi e ha deciso a sferrare due assalti alla penisola. Il primo assalto piuttosto debole e che interesserà una parte minoritaria dell'Italia. Un secondo assalto più intenso che interesserà tutta l'Italia, ma senza strafare anche questa volta. Ci sarà caldo, ma un caldo sopportabile. Andiamo con ordine: prima fase: 30 maggio 3 giugno, un vortice di bassa pressione sul sud dei Balcani interessa marginalmente con venti freschi. In Po' instabili le regioni del medio Adriatico al sud, dove sono previsti rovesci e temporali, soprattutto nel pomeriggio e soprattutto nelle zone interne. Temperature in rialzo sul nord Italia per l'anticiclone nordafricano che si allungherà dal Marocco verso la Spagna e da qui verso l'ovest, il nord-ovest dell'Italia. Dell Temperature massime in rialzo a partire dal 1 giugno e fino al 3 giugno temperature che raggiungeranno i 27-30 gradi sul Piemonte Ovest della Lombardia, temperature minore intorno a 25-27 sul resto del Nord e Toscana, temperature intorno a 20-22 gradi sulle regioni meridionali e del Medio Adriatico. Seconda fase tra il 4 e l'8 giugno. Il 4 c'è una perturbazione un rapido passaggio verso i Balcani, porterà dei rovesci sulle regioni di nord-est e sulle regioni meridionali. Ma a partire dal 5, l'anticiclone nordafricano, questa volta partirà dall'Algeria, Tunisia, si allungherà verso il nord Italia e per poi scivolare lentamente verso le regioni centro-meridionali. Tra appunto il 5, 6, 7 e l'8. Bene, in questa fase vedremo. Ovviamente un deciso aumento delle temperature, valori massimi quasi ovunque tra 28 e 32 gradi, 31-32 nelle zone interne, i 33-34 gradi potremmo anche vederle ma limitatamente alla Puglia e all'interno della Sicilia. Bene termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giulianci, vi ricordo di scaricare da homepage del nostro sito la nostra app ovviamente gratuita.